Benvenuti a questa edizione del 12 maggio, appuntamento settimanale con DRPC Informa, il magazine video di informazione realizzato dalla unità operativa 45 comunicazione del Dipartimento regionale di protezione civile. Vediamo il sommario. Inaugurato a Pozzallo il centro operativo regionale di protezione civile. Stromboli, una visita al COA, centro operativo avanzato. In fase conclusiva il progetto EduRisk, finalizzato alla formazione nelle scuole sul rischio sismico e vulcanico. Inaugurata il COR, centro operativo regionale, servirà tutto il comprensorio intercomunale della costa sud dell'isola e sarà sede di tutte le componenti che operano nel settore di protezione civile. Il servizio è di Fabio Badalà. Il centro operativo regionale, inaugurato a Pozzallo alla presenza del sottosegretario Cristina De Luca, è una struttura di moderna concezione che tende a rendere puntuale ed efficiente il sistema di protezione civile. In quest'area è il primo centro ed ha un'importanza strategica, come tutta questa zona, per la sua posizione geografica, per il fatto che controlla anche uno specchio di mare molto importante, per il fatto che ha un porto strategico per l'intera regione. Questo è un centro di protezione civile in cui lavoreranno sinergicamente tutte le forze di protezione civile, in particolare il comune, le forze del comune e della regione, ma anche aperto alla provincia, alla prefettura, ai vigili del fuoco e soprattutto al volontariato. Centro di formazione per il volontariato e di informazione per la popolazione, pronto ad attivarsi nelle emergenze con compiti che vanno al di là dei confini comunali. Anche Pozzallo ha anche il problema dell'immigrazione, di tutte le problematiche ad esso connesso, che è un tema del nostro Ministero, per un'occasione per in qualche modo anche ragionare insieme delle politiche da mettere in atto insieme. Si tratta di una struttura di cui si avvertiva la mancanza, ma che è pronta ormai, è operativa. Dopo il taglio ufficiale del nastro, c'è stata la firma di una convenzione in modo da rendere la struttura subito operativa. La sinergia del collegamento con il Dipartimento regionale della protezione civile, che io non finirò mai di ringraziare per l'aiuto che ci ha dato in questi anni, tutte queste opere che interessano il consolidamento strutturale, ma per la protezione civile in generale. È una struttura che lavora in tempo ordinario per la previsione e prevenzione, ma predisporrà tutte le procedure per poter intervenire in tempo di emergenza. La Protezione Civile Regionale collabora con il COA, Centro Operativo Avanzato, a Stromboli, dove è operante dal 2003. Un sistema di monitoraggio con stazioni digitali a larga banda con strumentazione che ne consentono la continua sorveglianza. Il servizio è di Giuseppe Lioti. Su Stromboli è operante dal gennaio 2003 un sistema di monitoraggio con stazioni digitali a larga banda, tra i più avanzati al mondo. Progettato allo scopo di rilevare ed analizzare la sismicità legata all'attività eruttiva in atto sull'isola, comprende dispositivi di tipo visivo con telecamere ottiche e termiche, una rete sismoacustica che identifica la sorgente dell'attività esplosiva determinandone la posizione e le diverse caratteristiche, reti EDM GPS per lo studio delle deformazioni del suolo che eseguono misure distanziometriche. Noi del Dipartimento di Scienze della Terra, fra le altre cose, Ci occupiamo del monitoraggio della sciara del fuoco e della parte superiore dei crateri del vulcano di Stromboli con un sistema che si chiama SAR, cioè un sistema radar, che praticamente analizza, confronta immagini radar acquisite in istanti diversi, e sulla base del confronto di queste immagini è possibile stimare le deformazioni della scena investigata con una precisione inferiore al millimetro. E vogliamo conoscere la composizione di questo gas che esce per capire un po' meglio come si cambia forse la composizione di gas durante una diversa attività dei vulcani. Questa è una cosa di ricerca, ancora non c'è entra la sorveglianza, è solamente ricerca. Progetto EduRisk è il nome dell'iniziativa che è iniziata nell'ottobre dello scorso anno, ha visto concludersi nei giorni scorsi le attività formative a cui hanno partecipato 14 scuole siciliane. Il servizio di Dario Lobianco.
ci sono incontri di valutazione del lavoro svolto nel corso dell'anno, perché è un lavoro complesso, quello che abbiamo richiesto agli insegnanti, lo sviluppo di lavoro, di approfondimento di aspetti scientifici, di aspetti ambientali, di aspetti conoscitivi, psicologici e complessivi. Diciamo che la cosa importante nell'ambito del progetto è utilizzare un aspetto conoscitivo del problema terremoto per imparare, dare degli strumenti agli insegnanti per gestire l'aspetto emotivo durante una situazione di emergenza. Ora assisterete a una simulazione di due classi. Interessante l'esperimento messo in atto dalla scuola Perez di Palermo, dove è stato simulato dai bambini cosa non fare in caso di allarme e viceversa quali comportamenti assumere per limitare il danno. Diventa molto importante per i bambini esorcizzare la paura del terremoto, tutto ciò che ruota attorno a questo argomento, a questa informazione, attraverso proprio il gioco. Le scuole che già sono state coinvolte quest'anno svilupperanno il progetto con altri ragazzi, nuove classi, e soprattutto il progetto verrà sviluppato per un centinaio di istituzioni scolastiche in tutte le province dell'isola, con particolare riferimento tra l'altro alle scuole della provincia della città di Messina in occasione del centenario del terremoto del 1908. Il giorno 9 maggio presso la prefettura di Agrigento è stata stipulata la convenzione tra l'ufficio territoriale del governo di Agrigento ed il Dipartimento regionale della protezione civile per la gestione dell'emergenza clandestini particolarmente frequente lungo le coste agrigentine. Il servizio regionale della protezione civile per la provincia di Agrigento e all'occorrenza anche gli altri servizi del Dipartimento forniranno così i supporti tecnico-logistici necessari a garantire la prima accoglienza. Tali attività consentiranno anche con il supporto delle associazioni di volontariato di fornire oltre che un'assistenza generica quali pasti, abbigliamento e kit di prima necessità, un'adeguata assistenza di mediazione culturale, sanitaria e socio-psicologica. Si è concluso a Nicosia il corso base per volontari di protezione civile organizzato dall'associazione Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna. La formazione, che si è svolta in complessive 90 ore di lezioni d'aula ed attività pratiche, ha coinvolto circa 90 iscritti approfondendo i vari aspetti storici, legislativi, organizzativi e di impiego delle forze del volontariato in fase di quiete ed in emergenza. E si conclude qui il magazine di informazione video di RPC Informa. Vi ricordiamo che i servizi sono visionabili alla pagina del sito del Dipartimento regionale della Protezione Civile, dove troverete gli orari di diffusione del nostro notiziario sulle emittenti del circuito di informazione. Arrivederci.